Ciao a tutti amici, oggi volevo fare un video al volo, non ho neanche preparato la traccia. Volevo consigliarvi un po' di titoli di quest'autore, James Hadley Chase, un autore che a me è piaciuto tantissimo. Ci sono tanti titoli, io ne ho qualcuno in casa, ma sono veramente belli tutti. Ci sono dei libri che sono belli, alcuni che sono bellissimi, libri brutti non ce ne sono. Se avete dei libri di questo autore, leggeteli. Comunque sono dei libri che io ho letto tipo decenni fa, per cui non mi ricordo molto bene la trama. Vi aiuterò con la copertina del libro, però veramente se vi capita qualche libro di questo autore è genere noir, thriller, con uno stile di scrittura unico, diciamo, nel suo genere. Questo è La tigre per la coda. La trama parla di un rispettabile funzionario di banca felicemente sposato con un attimo di debolezza in cui è stato con una giovane bella ragazza e la ragazza è stata uccisa di notte sul letto mentre infuriava un temporale. Per Ken inizia una discesa all'inferno, una discesa di sole 30 ore, ma che a lui sembra un'eternità. Anche questo è un noir, un thriller bellissimo, diciamo 3 stelle almeno. Questo è Seppellirò il mio morto, sempre di James Hadley Chase. Roy English era un investigatore privato che era al verde e ricattava i clienti. Nick è convinto che suo fratello non si sia suicidato per paura di una denuncia, ma che sia stato fatto fuori da una delle vittime. Un altro noir molto particolare. Qui abbiamo Il boia di New York. Questo. Una famosa attrice dello schermo è stata assassinata, il suo corpo senza testa galleggia nella piscina. Il boia di New York è un thriller carico di colpi di scena che esplodono ad ogni pagina. Come vedete, anche questo sembra molto appassionante e molto intrigante come giallo. Questo è L'assicurazione chiamata a pagare. Parla della morte di una giovane splendida ballerina, che appunto era assicurata e quindi l'assicurazione viene chiamata a pagare, quindi comincerà a indagare sulla sua morte in pratica. Un altro noir molto molto bello anche questo. Poi abbiamo, questo è un giallo molto particolare che è Furia omicida, praticamente sulla Croisette durante il Festival di Cannes, il figlio di un produttore, mi pare per noia, per vedere come si prova, per vedere come si fa, eccetera, decide di uccidere una giovane stellina. Si accanisce su di lei, lo uccide così per noia, giusto per vedere come si fa. Anche questo è un bellissimo giallo molto particolare. Questi sono due tra i miei preferiti, ne avevo già parlato. Questo è Il mondo in tasca. Parla della rapina a un furgone blindato, un gruppo di gangster decide di fare il colpo della vita, di sistemarsi, poi alla fine non andrà tutto così bene, diciamo. È tipo quel pomeriggio di un giorno da cani, non so se avete presente il film, lì c'è una rapina in banca dove ci sono dei personaggi che cercano di fare il colpo della vita, poi va tutto male. Qui invece è la rapina a un furgone blindato, però la storia è molto simile. Ne avevo già parlato anche di questo libro. Questo è il primo libro di James Hadley Chase che l'ha fatto scoprire, molto molto bello, ne sono stati tratti mi pare addirittura due film. Parla del rapimento di una ragazza che viene rapita, poi viene passata da una banda a un'altra, dopodiché subisce anche la sindrome di Stoccolma. Per chi non lo sapesse, quando il rapito si innamora di uno dei suoi rapitori, Roy avrà delle conseguenze molto serie dopo il rapimento, viene liberata, eccetera, però anche durante il rapimento era anche stata drogata. Molto molto bello come libro, ve lo raccomando, ne avevo già parlato altre volte. Adesso io ho degli altri libri di questo autore, di cui alcuni non mi ricordo la trama e alcuni veramente non li ho ancora letti, però ci farò degli altri video. Se lo conoscete, se avete degli altri titoli da consigliarmi o se magari questi non sono i vostri preferiti, mi piacerebbe conoscere la vostra opinione. Bene, ve lo consiglio anche se non è un autore nuovissimo, però vale veramente la pena di leggerlo se vi piace il genere noir. A presto, grazie per la visione, ciao!